Sì, forse anche per questo. La guerra è intrinsecamente una cosa oscena, cioè non fa distinzione, travolge tutto. Questo persona che come dire, rifiuta ormai addirittura la lingua russa, perché gli hanno bombardato la casa, perché la guerra non fa distinzione tra il civile e il militare, rade al suolo. Ecco, una cosa che forse dovremmo ricordare è che tutte queste immagini di distruzione per noi sono intollerabili. La capacità distruttiva, non dico operativa, quella ci possiamo fare delle discussioni Sì. strategiche, i generali russi sono degli idioti, i carri armati non funzionano, c'è una benzina, tutte queste cose qua. La capacità puramente distruttiva dell'esercito russo è in grado di fare quello che è stato fatto a Mariupol su tutto il territorio ucraino, cioè raderlo al suolo, trasformarlo in una sorta di gigantesca Mariupol. Questo dobbiamo tenerlo presente, non per arrenderci a questo signore aggressore e criminale, ma perché non abbiamo visto niente. Se voi andate da un abitante di Aleppo, o di Homs, di una parte di Homs, o di Di Grozny, tanto Grozny, per dire un certo. altro posto di guerra urbana, e gli fate vedere le immagini di Mariupol, diranno: ma questa è la mia città. E non gli fate vedere, non so, la chiesa con le cipolle, perché immediatamente capisce che non è il posto suo. Diranno: ma questo è. Sono Se voi passate su Aleppo e passate su Mariupol con un drone, non sapete distinguerle. Allora moltiplicate. Aleppo aveva 2 milioni di abitanti, al momento in cui è cominciata la guerra civile siriana. Mariupol credo 400.000, 300.000. 400.000, sì. Kiev, ovviamente, una città enorme. La capacità distruttiva di questi signori è immensa, senza ricorrere neanche minimamente alle armi atomiche. I cannoni da 122 che i russi non hanno usato ancora in Ucraina sono in grado di smontare una città nel giro di una settimana. Questo Noi non lo speriamo di dico per non fare dover raccontare del oltre sensazionalismo. rispetto a quanto già raccontiamo e raccontiamo con difficoltà, però Assolutamente il quadro no. questo è. Io